Ben ritrovati, qualche problema con la messa in onda della sigla, ma full time c'è il nostro appuntamento quotidiano. Oggi ci occuperemo di malattie dell'apparato digerente. Con noi, lo ringrazio per aver accettato il nostro invito, il dottor Leo Franco Rizzuti. Lui è un gastroenterologo, lavora presso l'azienda ospedaliera di Cosenza, è responsabile anche dei hospital, dei service, dell'unità operativa semplice dell'azienda ospedaliera. Lui lavora in gastroenterologia, di cui è responsabile il dottor Leo. Capiamo quali sono, intanto, che cosa si intende per malattie dell'apparato digerente. Prima però di entrare nel vivo della trasmissione, io vi voglio ricordare che, qualora lo vogliate, potrete intervenire e porre direttamente delle domande al dottor Rizzuti. Vi ricordo inoltre che stiamo avendo qualche problema con i telefoni, per cui insistete nel chiamarci perché vi risponderemo. A volte voi chiamate, noi non vi sentiamo, siamo costretti a chiudere, quindi insistete perché dall'altro capo della linea noi ci siamo, aspettiamo le vostre telefonate. Dicevamo, malattie dell'apparato digerente sono disturbi a volte frequenti di cui ci lamentiamo, come bruciori di stomaco, leggere nausea. Allora, dottore Rizzuti, intanto, quando questi disturbi ci devono preoccupare? Grazie intanto per l'invito. Quando ci dobbiamo preoccupare? Quando questi disturbi diventano più o meno persistenti nel tempo, perché noi non è che siamo una macchina che è fatta di strutture metalliche, naturalmente subiamo l'influenza insomma di quello che è del mondo che ci circonda e in qualche modo il nostro organismo, i nostri organi interni reagiscono naturalmente a tutto ciò che viene in contatto con il nostro organismo. La qualcosa può determinare tutta una serie di eventi che poi naturalmente si trasferiscono a livello di sensibilità, di sintomatologia. È evidente che quando questi sintomi, questi disturbi sono transitori, rientrano nella ordinarietà della vita quotidiana di tutti noi. Se invece i disturbi persistono, si capisce bene che naturalmente bisogna fare degli approfondimenti. Certamente bisogna intanto capire quanto persistono questi disturbi, qual è il tempo in cui Possiamo dare ragionevolmente. un tempo in cui dire vi dovete preoccupare entro 2 settimane, ad esempio? È un tempo. Insomma, anche l'andamento è importante e fondamentale il giudizio del medico e con quale naturalmente si colloca e si riesce in qualche modo a instaurare un rapporto in base al quale, in base appunto a questi disturbi, alla loro ciclicità, alla gravità degli stessi, e allora si può ricavare, naturalmente, se si mette in relazione soprattutto a certi eventi, che è un giudizio a struttura di fatti patogeni assolutamente momentanei. Quindi lei dice, primo approccio, il medico di base che conosce bene il Beh, è chiaro. paziente, perché non basta solo avere dei È disturbi chiaro. continui, ma ci sono altre ricerche, altre domande, va fatto un ulteriore Allora, approfondimento, sarà il medico di base a suggerire gli ulteriori esami poi da effettuare, vero? il quale naturalmente visiterà questo paziente che conosce profondamente, conosce anche tutto il corteo familiare e questo è fondamentale per esempio. Per cui un sintomo di allarme che si ingenera in un familiare di primo grado che ha avuto dei problemi, è evidente che quel medico, insomma, per lui diventa un fatto da sottolineare e da tenere sotto controllo. E allora, insomma, in questa prima visita si può fare uno screening, si può fare una valutazione delle cose abbastanza complessiva che, persistendo nel tempo, richiede naturalmente gli approfondimenti necessari. Abbiamo una prima telefonata, pronto? Buonasera, chiamo Sì. da Laurignano. Sì, qual è la domanda per il Allora, dottore? volevo fare una domanda al Prego. dottore. Buonasera, dottore. Buonasera. Io soffro di ulcera duodenale, però ci sono dei periodi che non mi dà fastidio, niente. Però quando è il Addirittura. cambio di stagione, tra marzo e settembre, ho un dolore atroce che mi corrisponde alle spalle, ai rene e allo stomaco. È un complesso, diciamo.
È normale che fanno male pure le spalle quando fa male l'ulcera? Sì, è un fatto che può succedere, soprattutto quando l'ulcera a livello duodenale è sulla parete posteriore. Sì, diventa, come la bocca dello stomaco. Ecco, in sede epigastrica, a volte sì, si irradia anche posteriormente in sede interscapolare. Tuttavia, in questa società attuale, dove l'uso e il consumo di inibitori di pompa è abbastanza diffuso, per sì, cui insomma si largheggia anche in maniera autonoma, al di là dei consigli che vengono dati poi dal medico di fiducia, sì, molto spesso si ricorre spontaneamente all'uso, quasi a domanda, come diciamo noi. Quando abbiamo i disturbi ricorriamo direttamente a questi farmaci. La qualcosa naturalmente in qualche modo tampona, a volte ci si riesce in maniera non efficace, sì, e allora ecco succede che poi si hanno delle ricadute, si hanno delle riacutizzazioni di questo disturbo, perché evidentemente la cura non è stata fatta nel migliore modo sì, possibile. Perché c'è un tempo giusto per trattare queste cose. Ecco perché io sono portato a non sottovalutare questi disturbi che si ripetono anche in maniera ciclica e a poter pensare magari anche a qualcos'altro. Dunque, magari io approfondirei, ecco, visto che lei mi ha posto questa domanda, considerato che utilizziamo spesso questi farmaci, se la sintomatologia ne recede, è vero che potrebbe voler significare una terapia non sufficiente, ma potrebbe anche significare dell'altro, dunque è opportuno magari fare ulteriori approfondimenti. Va bene, la questo ringrazio. Questo è il nostro consiglio, grazie a lei per averci telefonato. Allora, abbiamo capito che per esempio per quanto riguarda l'ulcera duodenale ci sono delle recidive anche dopo la fine della terapia. Restiamo su questo. Intanto, dottore, che cosa si intende per ulcera duodenale? Beh, è una lesione della mucosa localizzata a livello duodenale che quando è superficiale si parla di erosione, altre volte invece questa lesione si approfonda al di là, al di sotto della mucosa, interessando appunto la sottomucosa, fino a penetrare negli strati sottostanti. Si capisce in maniera evidente che quando si approfondisce questa lesione può determinare una serie di complicanze che dal punto di vista inizialmente si manifestano con disturbi quali il dolore appunto sede epigastrica, altre volte invece mette a nudo dei vasi determinando anche fatti emorragici importanti. E quando queste ulcere sono ubicate in posti allocate in posti nevralgici dove scorrono grossi vasi, si possono avere ecco, manifestazioni emorragiche anche imponenti che richiedono appunto. Quindi queste sono le complicanze, però lo sottolineo. L'importante c'è da dire quanto riguarda l'ulcera duodenale che ormai appunto con questi farmaci riusciamo a trattarle adeguatamente. È importante, ecco, sono le recidive in quel caso, perché va cercata quasi sempre associata all'Helicobacter pylori, quel batterio famoso ormai che è stato scoperto da Marshall e Warren tanti anni fa, e che è costantemente associato almeno 95%, 96% dei casi all'ulcera duodenale. Eradicare questo batterio, dunque trattare adeguatamente insieme all'ulcera anche l'eradicazione dei batteri è fondamentale perché riduce di molto le recidive, tant'è vero che le recidive sono molto più frequenti, arrivano addirittura all'80% nei soggetti che recidivano e hanno un'infezione da Helicobacter pylori associata. Chi invece ha eradicato il batterio e non ha la sovrainfezione, le recidive sono di gran lunga al di sotto di questa percentuale, raggiungendo praticamente percentuali nettamente inferiori dell'ordine al 5%, per intenderci. È chiaro che poi bisogna vedere questo paziente nel suo insieme, bisogna pensare a un paziente insomma, che fa uso molto spesso anche di altri farmaci, fa uso di altre quindi sostanze. Quindi poi le indicazioni alle sue abitudini, e naturalmente insomma, tutte queste cose. Quali sono le cause, ad esempio, dell'ulcera duodenale? Classicamente viene descritto la mucosa si deve difendere da quello che è l'insulto acido che è prodotto dallo stomaco. C'è abituata a farlo perché ha i meccanismi che la madre natura ci ha dotato per difenderci da questo insulto acido, l'acido cloridrico, che è il muco, che è un'irrorazione basale perfetta della mucosa,
e una sostituzione costante dell'epitelio da parte delle cellule che vengono dagli strati profondi vanno a sostituire quelle superficiali, cioè un'integrità di tutto il sistema che assicura appunto naturalmente una buona risposta. È evidente che se prevalgono però i fattori aggressivi che in qualche modo possono determinare lesioni a livello mucosale, è evidente che questo acido trova terreno fertile per addentrarsi. E una di queste cause è l'infezione da Helicobacter pylori, che è dotato praticamente di tutta una serie di tossine, sostanze che sono citotossiche, che praticamente aggrediscono in qualche modo la mucosa, si indova all'interno del muco prodotto dalle cellule e lì le aggredisce determinando una specie di breccia. È chiaro che questa breccia consente l'entrata dell'acido cloridrico e in poche parole si apre una grossa falla dalla quale poi il processo si può automantenere, ingigantire e diventare una cosa più che significativa. Abbiamo un'altra telefonata, buonasera. Buonasera, da dove sono ci chiama? Volevo fare una domanda al dottore, se era possibile. Sì, ci può dire da dove ci chiama? Da Cosenza. Da Cosenza, prego, qual è la domanda per il dottore? Il quesito spero che sia semplice, io soffro di ernia iatale, riscontrato, ho fatto l'analisi, tutto quanto, sono in cura da anni, no? E prendo dei medicinali, non so se posso dirle, il e il Levopride. Immagino. No? Però ho un bruciore di stomaco perenne, no? Sempre, che poi non riesco a distinguere, perché purtroppo io non sono un medico, se è fame oppure bruciore di bruciore. Quindi volevo sapere se c'era la possibilità, perché mi sono in cura e l'eneatale spesso con questi medicinali non mi fa male. Però io sto prendendo del peso, che si sa benissimo che con l'eneatale la prima cosa che uno deve fare è calare di peso, almeno così mi hanno detto, perché se una persona prende peso l'ernia tale subisce ancora di più i dolori, i spasmi. Quindi volevo sapere se c'erano dei medicinali e quali, perché purtroppo non mi hanno saputo consigliare. Mi hanno dato questi medicinali, però non so se il dottore mi confermerà, non c'entrano con il bruciore di stomaco. Ci dovrebbe essere dei medicinali specifici che ti fanno passare questo bruciore. Questa è la domanda, spero di avere una risposta dal dottore. Arrivederci. Grazie. Allora, cosa rispondiamo al nostro telespettatore? Ma che l'ernia iatale è un problema un po' troppo enfatizzato, a dire il vero, perché è un risalimento del fondo dello stomaco all'interno della gabbia toracica. Si capisce che i sintomi che dovrebbe creare, al di là appunto di questi saltuari reflussi, sono una sindrome da occupazione a livello polmonare, ma che diventa significativa se questa ernia iatale è di una certa dimensione. Un risalimento della rima, che noi vediamo molto spesso dal punto di vista endoscopico, di solito non è responsabile di grosse patologie. È un evento fatto parafisiologico. I farmaci che il nostro telespettatore assume sono consoni al suo disturbo o no? Dovrebbe cambiare, perché lui voleva un'indicazione precisa sui farmaci. Il fatto che sia dimagrito dovrebbe alleviare i disturbi, perché appunto il dimagrimento è quello che viene proprio cercato. Che, essendo perché era molto informato, lui questa cosa l'ha sottolineata. Si perde la competenza dello sfintere, per cui i reflussi aumentano quando c'è l'ernia tale, diventano di gran lunga come numero superiore a quelli fisiologici, per cui possono dare questi bruciori, queste pirosi. Il fatto che sia dimagrito dovrebbe alleviare invece appunto questi disturbi, perché la cintura gastrica, l'aumento di peso, invece, esercitano un fatto compressivo notevole, per cui questi riflussi dovrebbero essere favoriti. Dunque il fatto che sia dimagrito dovrebbe invece determinare un miglioramento su questi disturbi. Ecco perché se persistono, nonostante i farmaci che prende, immagino che lui prenda, ecco, bisogna un po' attenzionarsi. Quindi ulteriori accertamenti, è questo che cercare di capire, magari viene nel nostro ambulatorio, vediamo di approfondire, se non ha fatto una gastroscopia, è chiaro che va fatta a questo punto, anche perché questi sintomi magari non recedono nonostante le terapie che vengono effettuate. Quindi questa è la nostra risposta. Tra, dottore, le malattie dell'apparato digerente, tra le più diffuse, ci sono sicuramente le gastriti. Qual è intanto la differenza tra la gastrite cronica e quella acuta? Beh,
gastrite acuta è un evento insomma da correlazionare nel tempo e che ha una relazione con eventi e fatti che avvengono più o meno in quell'istante. Gastrite acuta per esempio è dovuta all'ingestione di una sostanza tossica, gastrite acuta è conseguente all'ingestione di un particolare alimento, gastrite acuta è quella conseguente all'ingestione di un farmaco gastrolesivo, quale può essere un FANS. Sono tutti quegli eventi che praticamente opportunamente trattati praticamente consentono una restituzione ad integrum della mucosa gastrica, che è quello che noi cerchiamo e con i farmaci a nostra disposizione ci riusciamo nella totalità dei casi. È evidente che se l'insulto è un insulto grossolano, imponente, l'ingestione di caustici per dire, voglio dire, no? Andando all'estremo delle cose, beh, insomma, lì il fatto diventa assolutamente rilevante. Invece il fatto cronico, ecco, esistono le gastriti croniche, che hanno anche una definizione di gastrite di tipo A quando interessa il corpo fondogastrico, e la gastrite cronica praticamente invece che interessa l'antro. In questo caso la gastrite per esempio cronica, atrofica, quella di tipo A che interessa il fondocorpo, determina un interessamento appunto geografico di questa zona, la qualcosa determina anche col passare del tempo uno stato di atrofia, dunque le cellule che stanno in questi distretti in qualche modo perdono le loro capacità funzionali. E siccome lì ci sono per esempio le cellule che secernono acido cloridico, che secernono il fattore intrinseco, abbiamo una cloridia gastrica, dunque con difficoltà digestive, una deficit di secrezione di fattore intrinseco che è utilissimo ed è indispensabile per l'assorbimento della vitamina B12, senza la quale, senza questo fattore intrinseco, questa vitamina non può essere assorbita e abbiamo quella che viene chiamata anemia megaloblastica perniciosa. Sono manifestazioni poi periferiche che si hanno appunto andando a valutare la crasi ematica. Di solito, ecco, questa è una gastrite che, interessando il corpo fondo, è associata anche a malattie autoimmuni. Molto spesso, infatti, troviamo delle cellule, degli anticorpi contro le cellule parietali, APC, anticorpi contro la tiroide. Ecco, risente, ecco, delle nox patogene di questa patologia appunto della gastrite appunto di tipo A, prevalentemente un fatto autoimmunitario, ma non può essere escluso anche un'infezione da Helicobacter pylori, mentre in quella di tipo B che interessa la regione antrale, dove appunto viene secreta appunto la gastrina da parte delle cellule, e questa qui è influenzata moltissimo dall'infezione del Helicobacter. Quali esami per accertare questo tipo di patologia, per fare una diagnosi esatta? Beh, insomma, gli esami intanto di carattere generale, un'anemia megaloblastica per esempio, oppure trovare non necessariamente un anemico, ma un volume corpuscolare medio a livello dei globuli rossi più alto, dei valori normali, ecco, ti deve far pensare in qualche modo che possa esserci qualche cosa che turba in qualche modo l'assorbimento della vitamina B12, appunto un deficit di fattore intrinseco. E la qualcosa ti deve invitare ad andare a cercare questa gastrite cronica atrofica che è alla base. Dunque, senza arrivare ad avere poi manifestazioni cliniche ancora più eclatanti, che sono quelle tipiche dell'anemia perniciosa, cioè un'anemia vera e propria. Cioè, stiamo parlando di un soggetto in perfetta salute, con un valore emocromocitometrico perfetto, che ha soltanto questo aumento del volume corpuscolare medio. Invece per quanto riguarda la cura, quali indicazioni diamo? Beh, la cura in questo caso è quella di supplementazione vitaminica naturalmente, dando appunto una vitamina B12 precostituita, perché a quel punto poi quando c'è instaurata l'atrofia gastrica è un processo più o meno irreversibile, nel senso che l'atrofia è un fenomeno che non consente poi una restituzione integra. Per cui bisogna anche osservarlo nel tempo, perché le gastriti croniche atrofiche rientrano in quelle lesioni che possono essere sono etichettate come lesioni precancerose. Per cui
da tenere esattamente oltre alla sotto supplementazione controllo, vitaminica, vanno fatti dei controlli endoscopici. È chiaro che la gastroscopia è l'elemento indispensabile che ti consente di seguire nel tempo queste patologie, di eseguire delle biopsie, di valutarne la presenza e il grado di questa atrofia, valutare o meno la presenza di displasia, che sono eventi premonitori, segnali importanti di allarme che, per i quali bisogna prestare la massima attenzione. L'alimentazione, quanto è importante per le gastriti, ma in generale per le malattie dell'apparato digerente? La prevenzione passa anche da lì e soprattutto dall'alimentazione o è un preconcetto sbagliato? Sì, la dieta è fondamentale, soprattutto quando parliamo di apparato digerente. Ma non esiste una dieta precostituita che vada bene per tutti. Questo è quello che ci insegna la nostra, mi ha insegnato l'esperienza, perché ci sono cibi che possono andare bene per alcuni e non per altri. Senza però ritenere ciò che sia un fatto patologico, voglio dire. È chiaro che un'alimentazione fatta la più varia possibile, con frutta, verdura, con la presenza dei vari nutrienti nel giusto equilibrio, senza eccedere, evitando le cose che il buon senso dovrebbe ognuno di noi evitare di assumere, parlo di grassi, insaccati, piccanti, alcolici, sono evitare fumo, caffè in maniera sconsiderata, sono quella sobrietà insomma che si richiede e quei comportamenti che si richiede nella vita e anche a tavola. Quindi la dieta è fondamentale, dicevamo, ma un po' per prevenire tutte le malattie, non soltanto quelle dell'apparato digerente. Altra malattia, insomma, altra patologia diffusa nell'apparato digerente è sicuramente il reflusso gastroesofageo. Che cosa si intende, dottore? Il reflusso gastroesofageo è un materiale che secreto appunto dal livello gastrico, di solito ha un contenuto acido, che refluisce in esofago, superando quello che chiamiamo l'ES dal punto di vista sfintere esofageo inferiore, refluisce praticamente in esofago. Una mucosa, quella esofagea che in un certo qual modo è impreparata a ricevere questo reflusso, perché ha strutture e caratteristiche che sono sostanzialmente diverse. Ora, non è che bisogna pensare che il reflusso è patogeno di per sé stesso. Il reflusso è un fatto fisiologico, avviene normalmente nella giornata. Quando mangiamo, per esempio, questi reflussi si hanno anche significativamente, esistono un numero codificato anche di reflusso anche durante la notte, per esempio il termine di 24, sono assolutamente considerati fisiologici. È evidente però che questa mucosa, se subisce l'insulto ripetuto al di sopra di quel numero più o meno consentito, essendo una mucosa non idonea a ricevere questo reflusso, subirà delle inevitabili alterazioni. La qualcosa si può realizzare attraverso anche quell'ernia iatale di cui parlava l'ascoltatore poc'anzi, ma può anche realizzarsi per altri meccanismi. A dire il vero non sempre il reflusso può essere acido, perché esiste anche quello che viene chiamato esofagite alcalina, che è data dal reflusso di materiale biliare, per cui c'è da intendersi da questo punto di vista. E poi dirimere le due cose diventa difficile, perché bisogna fare una pH-metria, che uno è acido e uno è alcalino. Però questo insulto protratto nel tempo determina quella che frequentemente viene chiamata l'esofagite del reflusso. Ci sono vari gradi dal punto di vista endoscopico, secondo la classificazione di Los Angeles, che la distinguono. Se ci sono minime erosioni fino a 5 mm, sopra i 5 mm grado B, se poi estende il 75% C, D, insomma. Questi vari gradi, come noi la distinguiamo, è un modo, un codice. Avete gli strumenti, insomma, per codice, fare le dovute distinzioni. Sì, senza approfondire assolutamente, ma è un codice insomma che noi poi endoscopisti diciamo ci
trasferiamo per meglio capire lo stato delle cose del paziente. Ci fermiamo su questo, ma torneremo subito dopo la breve pausa pubblicitaria a completare l'argomento del reflusso gastroesofageo. Restate con noi. Seconda parte di Full Time in the News, ve lo ricordo, ci stiamo occupando delle malattie dell'apparato digerente. Con noi il dottor Leofranco Rizzuti, lui è un gastroenterologo, lavora presso l'azienda ospedaliera di Cosenza. Vi ricordo inoltre, qualora lo vogliate, potete intervenire e porre direttamente delle domande al dottor Rizzuti. I nostri telefoni, insomma, in questo momento fanno un po' i capricci, per cui vi prego di insistere qualora vogliate interloquire con il dottor Rizzuti, perché abbiamo dei problemi non dipendenti dalla nostra volontà. Allora, prima della pausa pubblicitaria, dottore Rizzuti, ci stavamo occupando del reflusso gastroesofageo. La domanda sì. È questa, quando è consigliato l'intervento chirurgico? Ma l'intervento chirurgico, diciamo, è l'ultima istanza, di solito avviene al termine di tutto un percorso. È consigliato di solito quando il disturbo diventa particolarmente rilevante, tale da alterare la qualità della vita. E magari siamo di fronte a un soggetto giovane, evidente, dunque che ha una aspettativa di vita abbastanza lunga, per cui alterando questo disturbo la qualità della vita diventa di necessità fare i giusti approfondimenti per vedere appunto se il paziente può giovarsi di un intervento chirurgico. Intervento chirurgico che, attenzione appunto, merita i necessari approfondimenti e che non sempre risolve la questione. Che se siamo di fronte a una ragione, appunto una grossolana eniotale, si può fare un intervento in laparoscopia, come egregiamente fanno i nostri colleghi chirurghi, per risolvere un po' la questione. Ma appunto bisogna fare tutti gli approfondimenti necessari, tra i quali non solo l'esame endoscopico, ma l'esame la piachimetria, per vedere appunto la natura del reflusso innanzitutto. E questo appunto è il percorso che bisogna fare. Trattandosi invece di un soggetto che è anziano, insomma, da qualcosa si capisce che diventa, voglio dire, un problema da porsi in maniera molto, molto residuale. Ci sono dei rischi per questo intervento chirurgico, delle controindicazioni, dottore? Ma le controindicazioni sono influenzate più che altro dallo stato di benessere del soggetto, insomma, non è che ci sono specifiche controindicazioni, assolutamente. E che, ripeto, essendo un qualcosa che realizza una modifica e richiede una modifica del sistema anatomico del paziente, bisogna vedere se questo paziente ha praticamente necessità di farlo, ecco. Voglio dire, non è che non va fatto però al termine di un percorso. Intanto abbiamo appunto questi farmaci a disposizione, bisogna vedere, ci sono tante misure che possono essere messe in cantiere, io non escluderei quelle dal punto di vista fisico proprio, per esempio aumentare la testata del letto con uno spessore sotto i piedi del letto, che è un presidio importantissimo e che consente con una posizione anti-Trendelenburg al paziente di ridurre di molto questi reflussi, che associate a un'ottima terapia, naturalmente la qualcosa può far rientrare dal punto di vista sintomatologico la questione. Altra cosa invece, per esempio, è se questi insulti ripetuti nel tempo oltre l'esofagite determinano quello che è poi l'esofago di Barrett, e qui entriamo in un altro campo che è particolare, a dire il vero anche molto enfatizzato, perché poi se andiamo a vedere questa patologia, nella sua genuina significanza, voglio dire, solo in rarissimi casi può evolvere in una patologia neoplastica, però è un evento che bisogna assolutamente tenere sotto controllo. Okay? In pratica non è altro che questa mucosa esofagea non abituata a quell'insulto acido di cui parlavamo, che è un epitelio di solito, un epitelio pavimentoso, diventa un epitelio cilindrico come quello gastrico. Qui quando entriamo noi con l'endoscopio,
La mucosa esofageale, che è una, diciamo per intenderci, un aspetto quasi madreperlaceo, molto più sbadito, e che alla linea di confine, alla linea Z, inizia poi la mucosa gastrica color salmone, trovi queste isole di color salmone che in pratica ripetono la mucosa gastrica a livello esofageo più in alto della linea Z. Allora, noi queste aree, areole di mucosa color salmonato, le biopsiamo appunto per caratterizzarle, perché il Barrett non è fatto soltanto da una diagnosi endoscopica, ma prettamente istologica, cioè devi trovare questa mucosa gastrica nel contesto di una mucosa esofagea. E il Barrett poi, la mucosa può essere di tipo cardiale, può essere di tipo fundico, ecco. Sono quelle, quando è di questo tipo, non è necessaria una sorveglianza endoscopica come una volta praticamente si faceva. Ormai è stato visto che possono essere controllate, come entrare nella routine normale dei controlli endoscopici molto saltuari. Soltanto quando invece c'è una metaplasia intestinale completa, allora in quel caso effettivamente si parla di un Barrett serio che va sorvegliato nel tempo. E allora naturalmente quando bisogna biopsarlo, se ci sono poi dei viraggi di questa mucosa che con comparsa di displasia, bisogna praticamente lì attivarsi, eventualmente fare un trattamento chirurgico, anche endoscopico operativo. Comunque questi si tratta insomma di casi più rari, no? Sì, no, molto 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 più rari, per fortuna, molto rari. Molto altro rari. Capitolo importante, dottore, sono le pancreatiti. Acute e croniche anche qui. Oh, ne abbiamo, sì, sempre di acute e croniche di queste. È un problema, un organo nobilissimo che è, naturalmente ha ripercussioni importanti, anche indovato in un posto un po' particolare, per cui non facilmente valutabile, per cui dà delle manifestazioni importantissime. La pancreatite acuta è una delle più gravi emergenze dal punto di vista medico, insomma, che ci possa capitare. E di solito, questa qui, come diceva il mio professore di chirurgia, di solito diceva, all'epoca evidentemente si vedeva molto spesso, è la patologia che insorge durante le feste patronali, perché di solito ci si abbandonava ad abbondanti banchetti a tavola, no? Accompagnato dalla libagione, il quale l'alcol naturalmente determinano insieme al cibo una notevole spremitura, una notevole stimolazione per via del sistema appunto di secretine ormonali, di tutto quel sistema che determina la spremitura del pancreas esocrino, che consente attraverso il Wirsung a questi enzimi di arrivare nel duodeno e dunque attivare il processo di gestione del cibo introdotto. È evidente che un qualsiasi meccanismo che può ostacolare questo deflusso può determinare appunto un ristagno di questi materiali, un aumento della pressione, una lesione praticamente a livello pancreatico, e siccome questi enzimi sono particolarmente usticanti e causticanti, attivano un processo di autodigestione e determinano appunto una pancreatite acuta. Come si interviene la pancreatite acuta? La pancreatite acuta, come si interviene? Intanto è un paziente che va monitorato. Esistono vari gradi di gravità della patologia, criteri di Ronson, come vengono chiamati, dipende dall'età, dipende dal grado di compromissione, per esempio del calo del calcio, albumina, dell'anemizzazione, cioè tutta una serie di criteri che esprimono poi un giudizio dall'età del paziente, che ho detto, la comorbilità, tutta una serie di cose per cui inquadrano il paziente in una categoria di rischio. Questo è fondamentale. Ma ricordiamoci che siamo di fronte davvero a un'emergenza medica che richiede soprattutto... Che va curata in ospedale, anche questa dobbiamo sottolineare. Indiscutibilmente sotto monitoraggio praticamente, per cui vanno dati liquidi naturalmente in abbondanza, vanno sorvegliati i parametri, vanno fatti i emogassi, eccetera, eccetera. E poi osservare soprattutto qual è la causa responsabile, perché individuare per esempio l'80% dei casi, 75%, la causa fondamentale è una calcolosi. Calcolosi della colecisti, a volte trascurate, sono le responsabili nella gran parte, nei 2/3 dei casi di patologia appunto a livello pancreatico, di eventi pancreatitici acuti. E sono soprattutto i piccoli calcoli
per i quali bisogna effettivamente preoccuparsi, perché quelli grossolani di solito giacciono poi nella colecisti, rimangono lì indovati, è difficile che possano passare attraverso il dotto cistico e andare praticamente a bloccarsi nella papilla di Vater. Invece sono proprio quei calcoli piccolini che in corso di gestione si possono muovere quando c'è la spremitura della colecisti e arrivare e tappare non solo il coledoco per cui compare l'ittero, ma otturare anche il virus che determina la pancreatite. In quel caso, ecco, siamo in grado di intervenire con un RCP fatta nelle more, con una relativa urgenza, in modo tale da disostruire e liberare praticamente quello. Però il processo intanto è stato innescato. Ecco, e forse diventa anche l'elemento dominante della scena clinica del paziente, perché a volte insomma, ci sono pancreatiti che determinano un'attivazione, un'autodigestione del parenchima in maniera imponente, con realizzazione di stravasi ematici, richiami di liquidi, cioè ci sono pazienti che poi veramente insomma, vanno gestiti addirittura in un sistema proprio rianimatorio. Altre cause di pancreatiti poi possono essere giocarsi dal punto di vista metabolico, dislipidemia, di solito sono responsabili l'ipercalcemia, ci sono le pancreatiti autoimmuni, cioè, le cause possono essere tante, uno spasmo praticamente del Lodi che possono essere ricercate con altri meccanismi, ma sicuramente siamo una di quelle patologie che effettivamente vanno valutate con molta attenzione. Per fortuna abbiamo mezzi a nostra disposizione che ci consentono di fare le diagnosi ormai con una certa rapidità, una è l'ecografia per esempio, che è un esame ripetibile, molto semplice, vero operatore dipendente, però ci consente di fare l'esame addirittura al letto dell'ammalato, insomma ci dà una grossa mano da questo punto di vista. C'è la TAC che va fatta nei tempi giusti, non immediatamente perché non ha il suo significato, ma dopo 24-48 ore. È il tempo giusto per poterla fare, ci dà anche il gold standard da questo punto di vista, ci dà le informazioni necessarie, ci fa vedere appunto l'organo nel suo complesso, eventuali spandimenti di materiale liquido, colate, appunto proprio laviche che si formano ai lati dell'organo e che possono discendere negli scavi pelvici, insomma ci dà una visione panoramica, per poi ricorrere a mezzi anche ancora ulteriormente dalla risonanza, ma noi abbiamo per esempio a disposizione nel nostro reparto, facciamo l'ecoendoscopia, andiamo sulla regione pancreatica e siamo in grado di cogliere delle minute, minime alterazioni che a volte anche con la colangio-RM, per esempio, possono essere non viste. Per fortuna i nostri colleghi sono così bravi che riescono a farlo nella grande quantità dei casi, però insomma l'esame ecoendoscopico è un'ecografia fatta praticamente proprio a 1 centimetro dall'organo, per cui ha un potere risolutivo nettamente alto. E questo per quanto riguarda le pancreatiti acute. Subito dopo la telefonata parleremo delle croniche. Ti abbiamo in linea, pronto? 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 Sono i telefoni, noi non riusciamo a sentirla, ci dispiace, ripetiamo, riprovate a fare il numero perché abbiamo purtroppo problemi con i telefoni. Allora, la pancreatite acuta invece, l'acuta ne abbiamo già parlato, i telefoni mi hanno distratto, la cronica. Pancreatite cronica sono quegli eventi appunto che si manifestano appunto insulti cronici, di solito sono da mettere in relazione con l'ingestione di alcol, ma anche problemi appunto di dislipidemia, problemi autoimmunitari, riconoscono più o meno le stesse cause che perpetrate nel tempo determinano appunto questo quadro di pancreatite cronica. Per esempio, tipicamente in quella etilica, dopo l'abitudine, l'abuso etilico può determinare appunto una comparsa di calcificazioni che ostruiscono praticamente il dotto del Wirsung, creano un vero e proprio ostacolo praticamente al drenaggio, con comparsa di sintomatologia dolorosa notevole. Tant'è vero che questi pazienti saranno poi costretti, ogni qualvolta che mangiano, a essere vittima di una sintomatologia dolorosa importante che li porta a ridurre l'introito calorico praticamente nel tempo, tanto da diventare magrissimi, insomma.
Siamo però nelle condizioni di poter intervenire anche in queste cose dal punto di vista endoscopico, utilizzando ed eseguendo delle sfenteratomie dal lato praticamente del guisto, dal lato pancreatico, e inserire anche delle protesi che possono consentirne il deflusso, effettuare anche una pulitura del dotto di guisto da queste concrezioni calcaree che si formano, che rappresentano un ostacolo meccanico insuperabile da parte degli enzimi pancreatici. E poi parleremo anche delle altre terapie che abbiamo in linea. Pronto? Pronto? Sì, la sentiamo. Buonasera a lei, finalmente. Vorrei fare una domanda al professore. Prego. Allora, abbassa il televisore che non c'è. Professor, io sono una donna anziana, diciamo, però da diverso tempo, ma sono 6 o 7 anni, più, che alla coliciste ho fatto l'ecografia e mi dicevano che erano ai calcoli. Invece dopo mi ho preso tante di quelle medicine che dicevano che si squagliavano. Invece dopo sono andata in un altro professore. Invece dei calcoli mi hanno trovato delle fistole, fistolette piccole, e sono sempre sotto controllo queste fistolette alla coliciste. Però ogni 6 mesi o un anno vado dal professore e mi controlla, però non è arrivato, non si sono cresciute, sono piccole. E dunque non mi ha dato niente, però ogni tanto magari mi gonfia un pochettino la pancia, qualcosa mi fa male nel mangiare, e sono le piste della colicista che mi fa male qualcosa di mangiare. E io quello che vi dico, adesso sono anziana, che ho 79 anni, ma sono stata né fumo, né ho bevuto né fumo, né bevo. Ha fatto una vita sana la signora. Ah? Dico, ha fatto una vita sana. Ah, ho fatto proprio una vita, un professore forse lo capisce, dice, gli anziani hanno fatto quelle vite di una volta e anche adesso. Però quando magari mi mangio la verdura, a volte mi fa male e a volte mi si gonfia sempre dalla parte destra, dolore no. Gonfiore, dottor, com'è? È la colicista e queste fisto che me lo portano? Sì, sicuramente, insomma, di solito poi la colecista, insomma, è un organo importante a livello per quanto riguarda la digestione. La secrezione, la spremitura appunto della bile, dei componenti della bile. Allora, scusi se vi interrompo, prima mi portavo quello che avete detto voi, quell'acido, allora me ne sono accorta io, e mi portava la bocca amara, che ogni tanto ce l'ho pure adesso questa bocca amara. Sono sintomi generici che non sono necessariamente da attribuire a una calcolo sedacolecisti, però c'è qualcosa di strano in quello che ha detto, perché si diceva praticamente di un'ecografia che parlava di calcoli della colecisti, che poi non sono stati più trovati, si parla di fistole. Mi hanno fatto queste fistolette. È un modo per cui i calcoli possono andare via dalla colecisti, cioè fistolizzare a livello degli organi vicini, di solito lo fanno, a livello duodenale, a livello praticamente di una parete dell'intestino che giunge a contatto con questa colecisti che si è infiammata in seguito alla presenza di questi calcoli, dunque un fatto infiammatorio, consentito l'adesione alla parete dell'organo vicino, all'organo intestino vicino, e determinare appunto il passaggio addirittura dei calcoli all'interno dell'intestino. Ma poi si sono formate a fistolette queste cose? Ma è un po' strano questo fatto delle fistolette. Senza che mi controlla sempre, mi fa ogni 6 mesi o un anno. La signora ha queste fistole, i calcoli, insomma, si possono... come si sono formate queste fistole? C'è una teoria, dottore? Appunto, l'infiammazione della colecisti, la colecistopatia cronica, calcolotica, che determina questo stato di flocosi di parete, un'adesione all'organo vicino, alla parete intestinale vicina, a determinare il passaggio del calcolo. Di solito però si tratta di grossi calcoli, in linea di massima, non con piccoli calcoli, a meno che appunto questi calcoli non si siano sciolti. Sono formate a pistolette? No, la fistola per antonomasia di solito sono calcoli in più grossi, che esercitano un effetto da decubito. Comunque bisognerebbe vedere le sue carte, signora, perché altrimenti non riusciamo. Comunque, l'indicazione, signora, mi scusi, l'indicazione per la signora qual è? Visto che lei sente questo gonfiore, cosa deve fare?
Beh, gonfiore, è un disturbo dispeptico. C'è bisogno intanto che noi la si vede nel nostro ambulatorio, in modo con l'ecografia e il materiale a sua disposizione, si è fatto la TAC, una risonanza magnetica, magari. Faccio l'ecografia sempre, ogni sei mesi, il professore mi dice che no, non c'è pericolo. Dice che se si gonfiano, se si fanno più grosse, adesso non vi so dire quanti centimetri, dice bisogna toglierle. Signora, allora, il dottore Lizzuti la invita ad andare in ospedale, sì, così vede le carte, fa gli esami di riferimento e dà una risposta completa, perché in questo modo non riusciamo a darle un'indicazione esatta. Grazie per averci telefonato. Allora, per quanto riguarda, dottore Rizzuti, le terapie, eravamo rimasti alle terapie sulla pancreatite cronica. Sì, la pancreatite cronica quando arriva a questi stadi avanzati. È chiaro che in stadi iniziali si fa una supplementazione enzimatica, in corso di quando ci si alimenta ci sono questi estratti enzimatici che possono essere dati, ma appunto stiamo parlando di pancreatiti che sono gestibili appunto ambulatoriamente e si seguono naturalmente nel tempo. Quando invece diventano, dal punto di vista sintomatologico, particolarmente rilevanti, allora lì c'è bisogno addirittura appunto dell'intervento operativo endoscopico. E in quel caso si incannula appunto selettivamente il Wirsung, si fa una sfinterotomia su questo lato, si pulisce il dotto di Wirsung con vari cestelli appunto di dormia, si può posizionare anche un drenaggio. La qualcosa naturalmente assicura un passaggio appunto dei fluidi, dei secreti pancreatici, risolvendo anche spesso la sintomatologia, una restituzione pressoché ad integro. Ne abbiamo visti tanti di soggetti che sono venuti da noi, che avevano questi problemi, abbiamo restituito una vita normale. Vi assicuro che erano in condizioni veramente disastrose. Quindi insomma è una patologia importante, importantissima, e che va affrontata in modo serio e curata anche questo in ambiente ospedaliero. Dottore, invece, che cos'è? Questa è una domanda che sicuramente le sarà capitata più volte, è molto popolare. Ecco, che cos'è la colite spastica e che differenza c'è con la colite semplice, che definiamola così? Beh, colite, un termine di cui abusiamo troppo frequentemente, che è assolutamente comunque improprio, perché il termine colite intenderebbe che ci sia uno stato di flogosi, di infiammazione della mucosa, che nella colite diventa più un fatto funzionale, nel senso che l'intestino è un organismo appunto fatto, una struttura che è fatta da struttura muscolare, che è lì per consentire la progressione, l'assorbimento delle sostanze nutrienti. La qualcosa naturalmente avviene attraverso la peristalsi, per cui c'è una compressione a monte, un rilasciamento a valle, la progressione di questo alimento. Se questi meccanismi vengono in qualche modo alterati, è evidente che siamo di fronte a una situazione che può creare dei disturbi. Ma dico di più, questi movimenti per alcuni pazienti, per una questione proprio di connotazione fisiologica, vengono avvertiti come un senso di malessere, per altri una questione anche di soglia, per cui vengono avvertiti come uno stato di tensione. A volte dicono abbiamo... Dottore, la fermo, sì. Approfittiamo dei telefoni quando funzionano. Buonasera, con chi parliamo? Sì, buonasera a lei, sono di 30, sì, possibile fare una domanda? Prego, al dottore. Ecco, buonasera dottore. Buonasera. Allora, io ho un problema, quando bevo il caffè dopo pranzo, appena finito di pranzare, lo stomaco non mi brucia, dopo un paio d'ore, tre, lo bevo di nuovo e mi brucia lo stomaco, come mai? Beh, la caffeina è uno stimolatore notevole della secrezione acida a livello gastrico. Non a caso di solito viene assunto dopo, quando ci sediamo a tavola, mangiamo abbondantemente, quasi si avverte la necessità di bere un caffè, perché appunto la caffeina esercita una notevole stimolazione. Evidentemente lei ha una ricchezza particolarmente rilevante di cellule parietali, per cui la secrezione acida evidentemente è di assoluto rilievo, o quantomeno una sensibilità a livello recettoriale da parte di queste cellule, da parte di questo composto. Dunque non mi meraviglia, okay, perché siamo
è un comportamento poliedrico la vita, per fortuna cosa non siamo tutti uguali. Cosa consigliamo alla nostra telespettatrice, dottore? Cosa consigliamo? Oh, sì. Beh, insomma, di fronte all'evidenza che il caffè fa male, insomma, glielo sconsiglio. Oh, io non mi potrei privare di una tazzina di caffè, però la signora ha questo disturbo, insomma, è evidente. Oh, ho capito, allora la ringrazio. Grazie dottor, a lei per averci telefonato. Abbiamo pochi minuti, concludiamo il discorso attorno alla colite. Sì, alla colite. Dunque, alcuni avvertono questi movimenti come assolutamente patologici, in realtà siamo di fronte a un fatto fisiologico assolutamente normale. Per cui vengono avvertiti come uno stato di tensione, uno stato, ecco, il borborigmo, il sentire muovere la pancia, rumori, meteorismo. È evidente che se questi movimenti vengono fatti con una certa, diciamo, una certa forza, insomma, con un certo vigore, appunto in alcuni soggetti questo succede, possono determinare anche questi sintomi, questi disturbi. Al contrario, potrebbe realizzarsi un quadro per cui non c'è questa coordinazione, allora realizzare un quadro di spasticità, per cui potremmo trovarci al contrario, anziché avere nel primo caso dunque una eccessiva accelerazione, dunque un'evacuazione, una diarrea, in altri casi addirittura avere una spasticità a valle e determinare quella che viene chiamata STIPS. Ma siamo nel campo, insomma, del fisiologico, per cui fatti funzionali. È chiaro. Noi gastroenterologi a questo argomento, a parte che è il pane quotidiano dei nostri ambulatori, prestiamo dunque particolare attenzione, ma sono quei problemi che noi, diciamo, consideriamo assolutamente secondari, che l'importante è aver escluso che non ci siano fatti organici, questo è il fatto fondamentale. Una volta esclusi la presenza di fatti organici, ecco, possiamo poi dedicarci nel miglior trattamento, con antispastici, con fermenti lattici, con ansiolitici se necessario o altro, a correggere questi che poi sono effettivamente dei disturbi, che certamente nessuno vuole sottovalutare, nessuno vuole sminuire, ma parliamo appunto di disturbi appunto funzionali, non più organici, e per noi è un grande sollievo. E noi su questo ci fermiamo, grazie al dottor Leo Franco Rizzuti per essere stato con noi, grazie a voi per averci seguito, grazie ad Enzo Leonetti in regia, vi auguriamo un buon proseguimento.